sento Cagliari come città per organizzare l'incontro vostro a livello nazionale. Vi ringrazio veramente, Cecilia mi aveva anticipato mesi e mesi fa, avevamo immaginato loro, avevamo immaginato di svolgere l'incontro a Cagliari, è stato un piacere e un onore avervi a Cagliari, è un onore per la città ospitare una organizzazione come Emergency, fondamentale per il lavoro che svolge, non solo nel nostro paese in termini di sensibilizzazione, ma in particolar modo nelle realtà difficili dove operate. Ci tengo e ci tenevo ad essere qua presente perché temi per cui state trattando un filo rosso comune a una serie di aspetti che oggi nel paese vanno affrontati, governati e in alcuni casi sopiti alle mafie, cioè il razzismo strisciante. Per alcuni che hanno autocontrollo, che hanno freni inibitori che funzionano, sono elementi latenti che però si cerca di tenere a bada per non fare figuracce. Per altri sono elementi, come dire, cogenti che emergono. Altri ancora per fortuna sono tanti, voi rappresentate una porzione del paese che ha debellato questi sentimenti al proprio interno e anche nella sensibilizzazione che fate nei confronti del prossimo, degli altri cittadini italiani. Lo dico perché in questo periodo Cagliari di recente è stata interessata da uno sbarco, siamo stati avvertiti alle 23. Molti di coloro che parlano e si ragionano in questo periodo sarebbe sufficiente, come si fa per le scolaresche, per sensibilizzare i bambini su alcune tematiche. In alcune realtà, diciamo in Sardegna, Cagliari, in altre realtà d'Italia, si accompagnano i bambini, li si benda per far capire come l'intralcio di un'auto sul marciapiede, un palo posizionato male, sia un ostacolo, se non addirittura un pericolo per coloro che sono ciechi o che hanno difficoltà dal punto di vista visivo. Ecco, secondo me sarebbe sufficiente accompagnare un po' di coloro che ragionano e straparlano in quei moli dove arrivano quelle navi cariche di speranza e ascoltare il racconto di coloro che sbarcano, che cosa hanno dovuto superare, che cosa hanno dovuto affrontare dalla Siria per raggiungere le coste della Libia e sulle coste della Libia quali i tormenti, le torture che hanno dovuto subire. E poi vedere giocare i bambini, come ho fatto io quando sono andato al porto, vedere giocare i bambini come giocano esattamente i bambini di tutto il mondo. E i cagliaritani sfollati trovarono le porte aperte di decine, centinaia di paesini della Sardegna e di famiglie che li accorsero. Le famiglie dai bombardamenti, dalla guerra, dalle devastazioni, persino impedire al bambino che potesse vedere i corpi di lanciati per le strade, portando alle loro famiglie, portando con sé nient'altro che il poco che era rimasto e che avevano potuto prendere, raccogliere le loro abitazioni, per coloro che avevano ancora le abitazioni intere, erano anche i governi dell'oggi, per attenuare un po' di quell'odio generato nel corso dei secoli in quei paesi. Deve lanciare una mano, uno sguardo a quelle popolazioni a coglierle, e anche i dati, i numeri ci dicono che l'Europa potrebbe tranquillamente e serenamente accogliere coloro che oggi guardano a noi con speranza e che non si illuda e che non si illudano coloro che credono e coloro a cui hanno raccontato queste storielle e queste frottole, che la crisi dell'oggi è colpa loro, la drammaticità della situazione delle famiglie italiane è colpa loro. Non è così, solo se saremo in grado di affrontare con maggior slancio, sforzo, coraggio, serenità e generosità
anche le problematiche legate all'immigrazione ci sarà speranza, lavoro, preoccupazione anche per le famiglie italiane, altrimenti quell'egoismo e quell'odio prima o poi trova qualcuno un po' più a nord. Al colore della terra, al dialetto che parli, o alla residenza o allo stato di famiglia e di nascita, da Roma in giù ti pone una questione di blocco, impedimento e di egoismo che si ripercuoterebbe anche su di noi e così via verso il nord, verso i paesi d'Europa. Quindi per questo motivo vi ringrazio, benvenuti a Cagliari e buon lavoro. Grazie.